Buonasera e bentrovato ai nostri amici telespettatori dalla redazione di TV City per un nuovo appuntamento con la rubrica culturale La Storia oltre la Storia, la rubrica edita dalla emittente web di TV City che vuole analizzare. Questa sera abbiamo la parte dell'archeotecnologia che vuole indagare, investigare le civiltà classiche del passato, enucleando ed estrapolando una parte di storia che non è raccontata, ma una storia che ha fatto da supporto alla storia, che ha consentito lo sviluppo dei maggiori accadimenti e dei maggiori eventi che hanno caratterizzato queste civiltà del passato. Siamo in studio questa sera con l'ingegnere Flavio Russo. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Ricordiamo, per chi non lo conoscesse ancora o per chi approccia ora per la prima volta la nostra rubrica, l'ingegnere storico militare dello Stato Maggiore dell'Esercito italiano, e insieme all'ingegnere nel quinto appuntamento, perché è la quinta puntata in nostra compagnia, parliamo di archeotecnologia. Ecco, ingegnere, raccordo un momento, recupero le fila del ragionamento per chi ci ascolta. L'archeotecnologia, quella parte della ingegneristica antica che ha supportato la civiltà classica, in modo particolare quella greca e quella romana, e più per quella romana, ha consentito sia lo sviluppo delle vie del commercio, sia lo sviluppo militare per oltre un millennio, se includiamo, dopo la caduta dell'impero romano, anche quello che è stato l'impero romano d'Oriente, ovvero la civiltà bizantina. Un'archeotecnologia che legge la evoluzione tecnologica di quella civiltà alla luce anche dei resti e quindi delle testimonianze che ci vengono fornite in modo ufficiale dall'archeologia. Questa sera, nel nostro percorso evolutivo e di argomentazioni classiche, parleremo di due argomenti strettamente legati tra loro: le dighe, e quindi il concetto di diga, e un altro concetto che ci viene da una definizione molto bella dell'ammiraglio Plinio, il quale, anche se ammiraglio poi ce lo spiegheranno nel termine più opportuno, cioè il concetto della ruina Montium, e avremo modo di appurare. Buonasera, ingegnere. Buonasera di Che nuovo. cosa sono le dighe? E per dire questo mi piace introdurla con una frase, una di quelle che a me piace sempre riportare, che ci viene tratta dalla Naturalis Historia di Plinio. Anche se soggetto il Tevere a piene frequenti, le inondazioni non sarebbero in nessun punto maggiori che a Roma, per dire che proprio la diga è un'invenzione che parte dalla morfologia romana. La diga in effetti parte molto prima dei romani, perché noi abbiamo ruderi di dighe che risalgono al IV millennio avanti Cristo. Perché la funzione della diga, innanzitutto poi dovremmo fare delle puntualizzazioni su cos'è una diga e cos'è una traversa. E Iniziamo. non sono proprio la stessa Proprio cosa. semplici. Allora, la diga è uno sbarramento di un corso d'acqua. Perché nasce così presto? Nasce talmente presto che nasce nella preistoria, non nella storia, nella preistoria. Perché prendiamo il caso del fiume Tigri, o Eufrate se preferite, Nel cuore della nel civiltà. cuore della civiltà. Bene, i terreni coltivabili, non coltivati, coltivabili, si trovano mediamente a 1 o 2 metri o 2 metri e mezzo al di sopra del pelo dell'acqua del fiume. Ora, il punto era: come si fa a irrigare quei terreni quando l'acqua che scorre più in basso? Certamente si può alzare, Il ma con livello che? dell'acqua Col secchio. Non esiste un campo di sarebbe stato grano che si improbabile. può alzare con un secchio, oppure con una macchina tipo Cochlea che si fa girare, no? E nemmeno con lo sciaduff, meno che mai. Occorreva non innalzare semplicemente l'acqua, ma innalzare il livello dell'acqua del fiume. E a questo proposito il concetto può essere stato completato dalla natura. Prendiamo Prima immagine. prima immagine. Eccola qui. Questa, per esempio, è una diga da sbarramento per frana. È il caso più semplice, più spontaneo, più naturale. Una parte di una montagna frana in un letto di un torrente, il torrente viene ostruito, a monte dello sbarramento si crea un lago. Ma oltre alla natura ci sta addirittura una serie di animali, uno in particolare, che sono costruttori di dighe. I castori. I castori. Ecco. E i castori facilmente, mai come in questo caso, hanno fatto da professori di ingegneria. Perché
La dice lunga. E vi dirò, non sono stati i peggiori. Una laurea honoris causa potremmo dare. Anche due. Ottimo. Vediamo la seconda immagine, se la regia ce la manda. La costruzione, vedete questa qui, è una costruzione di un castoro. Se vedete a monte, l'acqua è più alta che a valle. È immane la costruzione, cioè è grande. È grande. La costruzione del castoro può arrivare a una larghezza di 250 metri. Il dislivello che crea è dell'ordine di 1,5 metri. Dal momento che fino a 1,5 metri, 2 metri al massimo, non si chiama diga, ma si chiama traversa, perché una non sorta super... di sbarramento. È una diga, però non superando il livello dei laterali del fiume, delle rive, e non avendo un'altezza eccedente il paio di metri, il nome tecnico è traversa. Queste dei castori sono delle traverse. La domanda è una: ma perché i castori fanno questa fatica immane a costruire questi sbarramenti? Non hanno sotto centrali idroelettriche, che caspita se ne va. Men che meno quelli di 2000 anni fa. Ma vabbè, il castoro 2000 o 10.000 anni fa non è che è cambiato granché. Perché le tane dei castori si aprono sotto il livello dell'acqua. Allora, alzando il livello dell'acqua... Hanno l'entrata... Hanno la sicurezza, non l'entrata. L'entrata ce l'avevano pure se stava sopra l'acqua. Però, sotto il livello dell'acqua, dato che loro ci sanno andare in apnea, la loro tana, che è all'asciutto una volta entrati, è al sicuro dai predatori. E quindi... loro, per salvaguardare le tane, sollevano il livello del corso d'acqua. Questa cosa probabilmente, ho detto, hanno fatto da professori, è stata copiata e nelle antiche civiltà sono stati innalzati i corsi dei fiumi con delle traverse. E con questo sistema si sono potuti irrigare, andiamo alle immagini successive, i grandi campi. Ecco, questa è una diga di sbarramento naturale, una frana, vedete che bel lago si è fatto. Sulle rive del lago è nato pure un centro abitato con una certa propensione al turismo. Avanti. Questa invece è una diga, è una propriamente diga, detta, che però porta un altro nome di specifico. È una diga a contrafforti. Si cioè, vedono. Il muro che fa da diga è sostenuto da una serie di contrafforti che gli fanno d'appoggio, da sostegno. E questo tipo di diga fu molto usato, per esempio, dai romani. Perché, innanzitutto, non essendo una traversa, questa diga può arrivare a un'altezza anche superata di una decina di metri. Noi, dopo la tragedia del Vajont, siamo portati a vedere le dighe come qualcosa di terribile, pericoloso potenzialmente. È comunque un azzardo. In realtà, senza le dighe non ci sarebbe nemmeno la civiltà attuale, perché, come ho detto prima, se era possibile coltivare i territori ai lati del Nilo, dell'Eufrate, del Tigre e dell'Indo, è stato possibile per l'utilizzo di traverse e dighe. Il famoso viceré Giuseppe Yusuf, come dicono gli altri, che poi è il famoso Giuseppe venduto dai fratelli, che a un certo punto diventa visir dell'Egitto. Personaggio biblico. Personaggio biblico. Ma c'è un canale che si chiama Canale di Yusuf, che va dal Nilo all'oasi, che sta sulla sinistra del Nilo, sulla riva sinistra del Nilo, dello Fayum. È un'oasi che ha centinaia di migliaia di palme, fertilissime, tutto, perché... Giuseppe fece scavare questo canale lungo una 15 chilometri, profondo 5-6 metri, che portava l'acqua dal Nilo a questa depressione. Questa depressione è diventata una cosa splendida. Ingegnere, una domanda, guardando questa diga a contrafforte, una domanda, insomma, raccogliendo anche quelle che possono essere le perplessità dei nostri amici telespettatori. Innanzitutto i tempi di costruzione e di edificazione di una diga del genere, ma nel momento in cui si costruisce il muro, l'acqua a monte, come viene frenata? Ma l'acqua a monte, finché si costruisce il muro, non viene frenata, viene canalizzata e fatta scaricare a valle. Ma attraverso una deviazione del letto? O una deviazione del letto o una non chiusura parziale della diga. Per cui quindi c'era un sistema idraulico a monte? Sì, cioè viene garantito il deflusso dell'acqua
fino a che la diga non è pronta, a quel punto viene completamente ostruita e l'acqua comincia a risalire. Tempi di costruzione, di realizzazione? Molto brevi. Molto brevi. Perché noi i tempi di costruzione li dobbiamo relazionare non tanto ai materiali, ma alla disponibilità di del personale. Quello è il problema. Avanti. Ecco, queste sono dighe protostoriche. Qui siamo nella zona della Siria, in Giordania. Ed è una diga che risale al quarto millennio avanti Cristo. Chiaramente sono i ruderi, non è che troviamo ancora l'acqua. Il laghetto con l'acqua. Avanti. Questa ne è un'altra, terzo millennio. Avanti. Questa non solo è di epoca romana, ma è ancora funzionante. Ancora funzionante. Vedete, se guardate, è a contrafforte. All'estremità, è una diga a contrafforte. Questa è una diga romana che ancora funziona. Si trova in Spagna, presso la località di Merida, che alimenta con la sua acqua. A proposito della Spagna, lo stesso Plinio ebbe a dire che solo in Spagna c'erano ben 72 dighe. Sì, ma è normale, perché le dighe avevano pure un utilizzo tecnico, oltre alla diga per utilizzo, lo vedremo nella seconda parte, oltre alla diga per utilizzo irriguo, per utilizzo alimentare, c'è la diga quella per utilizzo industriale, pure all'epoca. A noi sembra una cosa molto moderna, cioè l'utilizzo per produrre la corrente elettrica, per esempio, no? Ma i romani adoperavano anche per un'altra cosa, che poi vedremo. Okay. Ora, questa diga perfetta è ancora funzionante e si manifesta in tutta la sua razionalità costruttiva. Cioè, sono passati 2000 anni. I romani avevano la capacità, ne abbiamo discusso nelle puntate precedenti, di immaginare una costruzione. Di costruire, non dico per l'eternità, ma per millenni. Tant'è vero, ci siamo fatti le più matte risate sulle durate di 50 anni delle nostre costruzioni. I nostri manufatti. Guardando, è già una grande cosa, cavolo, lo diciamo pure al telegiornale. Guardando questa diga che ha più di 2000 anni e ancora funziona, ti rendi conto della povertà delle nostre capacità, nonostante la grandiosità dei mezzi di cui disponiamo. Avanti. Ecco, questa è un'altra. Pensate, questa c'ha nella zona centrale un'opera di presa, che è quella lì che preleva l'acqua, la vedete? Sembra una torretta. Sì, sì. Quella lì si chiama opera di presa, perché non è che la diga c'ha un buco sotto col tappo da cui esce l'acqua. Chi lo toglierebbe quel tappo? È preferibile evitarlo. Meglio non chiederlo. C'hanno invece delle specie di torri nelle quali l'acqua si precipita fino a un certo livello, perché occorre che la parte bassa dell'acqua non venga utilizzata, perché c'è il sedime sotto. L'acqua sedimenta, è torbida. E quindi diventa stagnante. Diventa stagnante, no, ma diciamo che diventa fangosa. Okay. Invece nella parte superiore l'acqua è limpidissima, non c'è nessun problema. Allora, le prese d'acqua catturano l'acqua dei primi metri di profondità rispetto al pelo dell'acqua, in modo che è la migliore, limpida, pulita, eccetera, eccetera. E la cattura avviene con questa specie di torrette. Quante ce n'erano mediamente in una diga? Ah, una sola, ne bastava una sola. Bastava, perché è grandicella. Qui sembra una ciminiera, sì, ma in realtà è bella grande. Pensate che in epoca romana era collegata la diga da una serie di archi con un viadotto sopra. Gli archi sono andati, però l'opera di presa resta. È rimasta. Sì. E anche quella ancora oggi è funzionante, giusto? È funzionante, sta in perfette condizioni. Pure questa sta in Spagna. E le condizioni ovviamente di una diga non è una struttura che è molto sensibile ai terremoti, per un motivo molto semplice, che ha una massa tale per cui si disperde l'onda magnetica all'interno. Ma non è l'onda magnetica, è l'onda sismica. L'onda sismica, cioè detto ci sta la base di alcune dighe è 200 metri di larghezza. Quindi disperde. Praticamente è una montagna, non è che se gli dai una spintarella quella si muove, si spezza, cade, praticamente nemmeno se ne accorge. Allora è molto difficile che una diga, specie le dighe antiche, che molte volte sono barramenti incoerenti, cioè infatti con materiale sciolto in grandi quantità, ne abbiano a risentire, e quindi la diga di per sé è anche un è estremamente longeva, sì, anche antisismica. C'ha un solo problema, che col passare del tempo il bacino tende a interrarsi.
Però se il trasporto di limo, di fango, non è eccessivo, la diga sopravvive per millenni. Ecco, ingegnere, su questa affermazione i romani lo sapevano che col passare del tempo... Qual era il sistema di manutenzione? Cioè come facevano i romani? I romani questo problema l'avevano già constatato con gli acquedotti. Che se davano all'acquedotto un'eccessiva pendenza, l'acqua erodeva l'acquedotto. Se gliene davano poca, l'acqua sedimentava nell'acquedotto e lo ostruiva. Quindi dovettero ostruire una pendenza che oscillava... Millimetrica, perfetto. Quasi millimetrica. Sì, grosso modo, ma pure meno, intorno al 2%. Come calcolavano le distanze? Avevano degli strumenti topografici. Noi ce li immaginiamo sempre con l'osso nel naso. Questa cosa non è vera per niente. Io qualche volta farò, se volete, una puntata sugli strumenti topografici sugli strumenti topografici romani. Ma avevano una sensibilità, se misuriamo in angoli, di meno di mezzo grado, quindi... Uno scarto estremamente proprio millimetrico. Saputi ad operare quegli strumenti, uno dei quali è la diottra di Erone. Erone penso che più o meno, sia classico che scientifico, il nome di Erone l'hanno sentito. Certo. Non adesso l'hanno studiato, l'hanno sentito. Ma c'era un teorema, se non vado errato. Sì, in trigonometria. Sono l'esempio di chi l'ha solo sentito. Non era Erone che l'ha fatta, e nemmeno Eupalino nel V secolo avanti. Sono l'esempio di chi solo ha sentito Erone. Ingegnere, com'era la manutenzione della diga? Ai tempi la manutenzione della diga era pressoché inesistente, perché raramente veniva svuotata per pulizia del fondo. Veniva invece curato molto il portato dei fiumi, che non fosse particolarmente limaccioso. Quello era il vero problema. Ottimo. Avanti. Ecco, questo è il terzo tipo di diga, quello che per noi è più familiare. Senza contrafforti. No, è una diga d'arco. Vedete, un arco. E lavora esattamente come lavorano gli archi. Praticamente scaricano le spinte sui fianchi. Queste le scaricano sui fianchi delle montagne o delle colline. La diga del Vajont apparteneva a questa tipologia ed era alta 200 e passa metri. Quindi questo per darvi un'idea... Anche un'opera di... monumentale. E là sta. È la montagna che non ha... Che non ha età. No, che non ha resistito, perché... Non basta fare una struttura in sé per sé solidissima, se ai laterali ci sta qualcosa che non lo è, okay. Perché ovviamente uno dei due cederà, non è che ci vuole. E renderà poi debole anche inesorabilmente. Debole, sarebbe niente. I romani costruirono alcune dighe anche ad arco. Qui per esempio siamo dovuti ricorrere... In modo concavo, però veniva messo in modo concavo rispetto al bacino d'acqua. Se hai visto un ponte, una diga d'arco è un ponte messo in orizzontale. Perfetto. Il ponte è il carico dove ce l'ha? Sopra. Dalla parte opposta della concavità. Esattamente. E la diga, il carico e l'acqua ce l'ha dalla parte opposta della concavità. Perfetto. Questo disegno fa vedere una diga che si trova inglobata in una diga moderna, però la diga inglobata... era di epoca romana. Siamo in Francia, c'è un bacino e sotto la diga attuale ci sta la diga romana. Ma c'è una località più vicina a noi dove si distinguono ancora i resti di una diga romana d'arco. Avanti. Prossima immagine. Qua, vedete, questa strada segue... Si può ingrandire dalla regia. Una certa curvatura, vedi? Sì. Quella praticamente corrisponde col coronamento della diga d'arco. Siamo all'isola di Ponza. C'erano delle ville giù, serviva l'acqua, e fu costruita questa diga ad arco. Guardate, per voi... Qual è l'utilità? Ecco, cioè qual è la differenza, o la maggiore utilità? La diga ad arco richiede meno materiali ed è in grado di fornire una resistenza molto maggiore. Come l'arco, no? Qual è la differenza tra l'arco e una trave? Che la trave a un certo punto comincia a flettere finché non si spezza. L'arco no, l'arco ti sopporta dei carichi enormi prima che si sbriciola, ci vuole la mano di più. In modo impedituro.
se non imperitura manca poco, perché noi teniamo una senza quantità, alterazione proprio per motivi costruttivi. L'arco romano innanzitutto viene fatto con materiali resistentissimi, poi ha questa struttura per cui scarica sui lati, non c'è nessuna parte che è sollecitata in trazione. E così è questa diga. La serie delle dighe ad arco significa che i romani in idraulica avevano raggiunto degli standard che sono simili a quelli nostri, che abbiamo costruito le dighe quasi tutte ad arco, quelle più grandi. Però teniamo pure una serie di dighe di sbarramento, di terra, cioè per tutti i tipi. Però quando si raggiungono determinate grandezze, determinate altezze, la soluzione ideale è la diga ad arco. Perfetto. Ci sono stati altri tipi di forme che hanno sperimentato i romani? Nella costruzione delle dighe? No, perché ci sono stati altri tipi di materiali utilizzati. Cioè ci sono dighe realizzate con terra, con riporto di terra. Dei terrapieni? Sì, dei terrapieni, degli aggeri. Degli aggeri. Ci sono dighe realizzate con pietra da taglio. Ci sono dighe realizzate in calcestruzzo. I materiali sono tantissimi, però le forme, le tipologie sono tre. Ad arco, di sbarramento. A contrafforti e ad arco. Quelli che abbiamo analizzato adesso. Ma quelli che esistono tutt'oggi, non è che c'è tanto da inventare. Avanti. Ora passiamo a una cosa che ha un'attinenza alle dighe. Questa immagine che vedete è un celebre esperimento condotto da un filosofo scientifico, Pascal. No? Blaise de Pascal. Blaise Pascal. E sotto ci sta una botte. La botte. Una volta che io provai a spiegare in una lezione che esisteva questo fenomeno della botte di Pascal, mi fu risposto dopo poco tempo quella cosa sulla botte di Pasquale. Non è proprio così. La fantasia degli studenti. Degli orecchianti estraordinari. Degli studenti. Dunque, che cosa fece Pascal? Prese una botte robustissima, completamente piena d'acqua. Il legno. Le botte di legno si facevano. Si poteva mai sapere. Il barile per il petrolio era ancora di là da venire. Ora, alla sommità della botte innestò un tubo alto 7, 8, 10 metri, ma abbastanza sottile, e lo sigillò in maniera che dal tubo non potesse fuoriuscire l'acqua. Dopodiché prese una scala, salì sulla sommità del tubo e iniziò a versare l'acqua. Quando l'acqua raggiunse gli 8, 9, 10 metri, la botte esplose. Quanta acqua era entrata dentro al tubo? Pochi litri. E allora perché la botte esplose? Così viene la botte che aguanta 300 litri per 2 litri d'acqua, puff, esplode. Perché alla base di questo fenomeno c'è l'incomprimibilità dei liquidi. Cioè, se in un punto, per esempio la base del tubo, sopra quel punto c'è una colonna d'acqua alta 10 metri e che ha la sezione di 1 cm², quella colonna d'acqua su quella sezione eserciterà il peso di 1 kg. Non succede niente. Ma quel peso di 1 kg si distribuisce su tutta la superficie interna della botte. Allora, se io immagino che 1 m² sono 10.000 cm², e ogni centimetro quadro c'è 1 kg, 10.000 kg sono 10 tonnellate, e abbiamo appena 1 m². Una botte sviluppa perlomeno 2-3 m². Quindi abbiamo 20-30 tonnellate che spingono la botte finché la botte cede. È come se sulla botte ci avesse messo un carro armato. Sembrano giochi. No, mi verrebbe da dire Mysterium Fidei. È un fenomeno che, oltretutto, prima che venisse razionalmente spiegato, perché poi questo fenomeno che è tanto curioso, no? Noi la adoperiamo tutti i giorni. Voi dite, io non ho a che fare né con la né botte, con le botte, né con Pascal. Però avete un'automobile. Sì. Vi siete mai chiesti il pedale del freno che fa? Il pedale del freno pompa un liquido. Perché turba. Pompa un liquido che va a un altro organo,
che si comporta come la botte, stringe e blocca le ganasce, o le ganasce o i dischi della ruota, a seguito della pressione del liquido esercitata sulla... Tutti i sistemi che noi utilizziamo per spostare dei carichi, per esempio avrete visto qualche volta una pala meccanica che alza, sì, beh, gli attuatori, cioè quella specie di stantuffi lucidi che fanno sollevare, fanno poi sono mossi da un liquido olio sotto pressione, agisce sul cilindro e quello va su, si sposta generando il moto. I cancelli automatici funzionano pure proprio così, cioè questo principio che a noi ci sembra lontanissimo, 1647 è applicato nella è quotidianità, applicato in una quantità di industriale. Tanto è vero che il nome tecnico per questi cosi è attuatore. Già il termine attuatore ti indica che fa. Quindi tutto ciò che in meccanica pesante, ha un movimento, il ribaltabile di un camion, l'ascensore e via così, sono tutti quanti funzionano su questo principio. Quindi in questo caso, nell'ipotesi che abbiamo appena considerato, abbiamo un utilizzo dell'acqua come se fosse una dinamite. Come sì. E quindi ci introduciamo, ho detto stiamo arrivando piano piano. Questo è il punto di snodo. Esattamente, della chiacchierata. Per introdurre la ruina Monsium. Sì, che in effetti contempla la formazione di un bacino artificiale. Vedete, questa è un utilizzo zona, dell'acqua che fa esplodere. È una sezione di montagna dove ci sta all'interno, essendo una montagna di carbonato di calcio, cioè il nostro Appennino, le Alpi, eccetera, eccetera, ha delle cavità interne. Naturali. Le famose grotte. Ma in sommità molte montagne hanno delle pianure leggermente concave, nelle quali durante l'inverno per la neve, per la pioggia, si raccoglie grandi quantità di acqua. In condizioni normali quest'acqua riesce a defluire attraverso un canale di scarico che passa in quelle grotte. Se andiamo alla foto 2, cioè alla foto successiva, vedete che il laghetto che si è formato scarica attraverso pure quella cavità. E che cosa fa? Alimenta le sorgenti che stanno alla base delle montagne. L'acqua è così bella, pura, fredda e cristallina che esce dalle sorgenti, in genere passa una trafila così fatta. E questo finché la quantità di acqua che cade è compatibile col diametro dei condotti di scarico. Perfetto. È come quando sostruisce il lavandino. Se il rubinetto butta molta acqua e lo scarico del lavandino è stretto, ne assorbe poco perché è ostruito. Si riempie. L'anno 1922 fu, da un punto di vista climatico, un anno terribile. Allora nessuno parlava di modifica climatica, ma in effetti l'anno 22 fu talmente grave che moltissimi fiumi italiani straripavano, pure il Tevere, e le piogge continue a novembre per lo stabilizzarsi di una bassa pressione sull'Europa centro-meridionale furono talmente prolungate che la temperatura da tipica di novembre divenne tipica di gennaio. Quindi un abbassamento notevole, drastico, talmente drastico che non si potette seminare. Quindi un anno funesto. Un anno funesto perché a quell'epoca il grano era ancora la materia prima. Risorsa alimentare per eccellenza. Non si potette seminare e ci furono dei fenomeni di alluvioni e esondazioni straordinarie. Ma ci furono anche altri fenomeni, cioè su alcune montagne dell'Appennino, quello che avete visto come grafico, cioè il bacino a monte, lo scarico nella cavità, si interruppe, cioè la quantità di acqua che era superiore. Superiore di gran lunga alla possibilità della portata in deflusso del condotto. E allora che cosa succede? Succede la botte di Pascal. Esplode la montagna. Ecco qua. Questa è una parete di roccia alta circa 40 metri. È stata fatta saltare in aria dall'acqua. Guardate i macigni che ha generato. Questa è la parete di roccia. Roccia viva, quindi non è terriccio. Avanti. E questi sono i blocchi di roccia.
per avere un'idea li dovete confrontare, gettati, tagliati come se fossero le tappe di spumante. Una cosa che quando la vedi da vicino è impressionante per la grandezza. Da dove usciva quell'acqua? Noi queste immagini di dove sono, ingegnere? Siamo sul massiccio del Matese. Del Matese. Guardate da dove usciva l'acqua. Foto successiva. È un buco di un metro, a malapena un metro quadro. Quindi un condotto di quello è riuscito a far saltare in aria 30.000 tonnellate di roccia. In realtà il sistema non è tanto quello da farlo saltare in aria come impropriamente ho detto è io. Quello da indurlo. Nemmeno. È quello lì da privarlo dell'appoggio. Il sistema consiste nel far fuori uscire i piani sottostanti alle rocce, di modo che le rocce non abbiano più gli appoggi, collassano per il loro peso. Cioè è il peso stesso delle rocce che le fa crollare. Chiarissimo. L'acqua fa quello che fa l'acqua nella botte di Pascala. Spinge sulle doghe, in questo caso sugli strati più bassi, fa uscire le rocce che compongono gli strati inferiori. Quelle superiori, quelle superiori collassano. E si crea il fenomeno gigantesco della montagna che sembra esplosa. In realtà la montagna è implosa, no? Esplosa. C'è una sostanziale differenza. Tant'è vero che poi proprio la parola ruina vuol dire crollo, ecco, caduta. E qui ci riallacciamo. Il primo che osservò il fenomeno. No, non l'inventò. Lo osservò. Perché probabilmente il fenomeno risaliva già l'utilizzo del fenomeno a qualche secolo prima dell'osservazione di Plinio. I romani avevano intrapreso una tecnica mineraria basata su questo fenomeno. Ora, il fenomeno che abbiamo visto sul massiccio del Matese si ritrova anche in altre località prealpine. In modo analogo. Cioè, in modo più o meno analogo. Las Medulas in Spagna, ci arriviamo. Ora, questo fenomeno i romani in qualche modo lo copiarono. Della botte di Pascal non sapevano niente, ovviamente, però di questa cosa avevano capito. Avevano già avuto contezza. Sì, anche se questo che ho fatto vedere risale al 1922, in precedenza ce ne saranno stati molti di casi del genere. E qualcheduno l'avranno visto pure i romani, dato che erano degli studiosi attenti e degli imitatori sapienti. La Grecia avrebbe da raccontare. Come diceva Totò, a fare sono buoni tutti, a copiare che è difficile. Ma infatti. E lui faceva falsare. Questa la dice lunga. La dice lunga, sì. Roma ladrona. Ora, questa situazione, perché i romani l'utilizzano come tecnica mineraria? Per una ragione molto per l'estrazione dell'oro. Ma l'oro, pensate che oggi come oggi, un giacimento aurifero viene ritenuto fertile e produttivo quando ti dà 2 grammi di oro a metro cubo. Ora, un metro cubo di roccia sono 2 tonnellate e mezzo, 25 quintali. Mamma mia! 2 grammi d'oro sono praticamente una capocchia di spillo. Provate a immaginare di sbriciolare un blocco di roccia grande quasi quanto metà di questa scrivania, di questa altezza, e cercare i 2 grammi dispersi in questa roccia, ma non tutti insieme, polverizzati. Una fatica immane. Una fatica immane. Oltretutto, molte volte questa roccia è pure durissima. Allora, tu per estrarre quei 2 grammi devi fare dei lavori. Innanzitutto, la roccia la devi tirare fuori dalla montagna, non è che te la trovi davanti ai piedi. Secondariamente, una volta che l'hai tirata fuori, la devi macinare. E questo lavoro, c'è una bella descrizione delle miniere dell'antichità che viene fatta da Erodoto. Sono terribili, ma non tanto per il lavoro in galleria, che in un certo punto era una specie di condanna a morte, ma per il lavoro alle macine, in zone, a valle dei faraoni e compagnia cantante. Quindi lavori veramente utilizzati come variante della pena di morte. Ma infatti abbiamo una frase sempre di Plinio, un'indicazione di Plinio nella Naturalis Historia, che dice che Plinio ebbe modo di constatare che circa 20.000 libbre d'oro venivano estratte
parte, almeno dall'As Medulas, da quella che era ritenuto il giacimento aureo dell'intero impero. La coniazione della moneta ogni d'oro. Anno. Sì, ma la coniazione dell'aureo romano iniziò con l'oro spagnolo di Las Medulas. Fino ad allora i romani non avevano fatto monetazione in oro. E che circa 260 con Augusto cominciò la coniazione in oro. E che circa 260.000 uomini o lavoratori liberi. Dunque, Plinio parla di 60.000 lavoratori liberi. Liberi. Anche perché c'è un particolare che tante volte io cercavo di farlo notare. Guardate che il lavoro servile costa molto di più del lavoro libero, perché oltre a quello che si mangia il lavoratore, che è uguale a quello del libero, bisogna anche poi comprarlo. Dura poco, perché dopo una decina d'anni non serve più a niente, ma soprattutto bisogna sorvegliarlo. E se io per ogni lavoratore ci devo tenere una sentinella vicino, perché non c'è ancora il fucile mitragliatore, 60.000 uomini, ci vogliono perlomeno 40.000 uomini, okay. Alla fine ne devo mantenere due per avere un lavoro di mezzo. E non è conveniente. Plinio fa notare che nelle miniere che lui ha visitato lavoravano 60.000 uomini liberi. Oltretutto, come ebbi occasione di dire l'altra volta, il lavoro dell'uomo libero c'è questa caratteristica, che se un lavoratore muore sul lavoro, il datore di lavoro non è che se ne frega granché, perché non è responsabile. Per la normativa romana non era responsabile. Nel caso dello schiavo invece se ne fregava il comune, perché avendolo comprato aveva una perdita. Gli costava, sì. In termini affettivi ed economici. Soprattutto economici. Ecco. Allora, i romani immaginarono l'utilizzo di questo fenomeno. E andiamo a vedere come. Adesso ci portiamo nella zona. Ecco, questa è la zona, per esempio, ricostruita. Questa è una sezione. Questa è una sezione di un sistema di ruina montis. Vedete, sopra ci sta un grosso bacino. Mediamente sono 20.000 metri cubi d'acqua. Cioè il doppio della piscina Mirabilis. Enorme. Sì. E questi 20.000 metri cubi d'acqua sono stati ammucchiati facendola provenire con acquedotti industriali, molto rozzi, anche da centinaia di chilometri di distanza. Ma perché dovevano provenire da centinaia di chilometri di distanza? È una ragione molto semplice, quei bacini stanno sulla montagna, non sotto, quindi bisognava trovare delle sorgenti che fossero ancora più alte di quella della montagna. Oppure addirittura degli acciai. Da lì canalizzarla e portarla in questi bacini di accumulo, che in effetti è come se fossero dei bacini a monte di una diga. Pensate che le dighe, prima non l'ho fatto cenno, me l'era passato di me, vennero usate pure come arma di distruzione, cioè venivano costruite, sbarravano il fiume, poi venivano rotte, rompevano una diga, arrivava l'onda di piena e si portava via la città. Quindi il potere distruttivo di una massa d'acqua era già conosciuto all'epoca di Alessandro Magno. Ingegnere, una domanda: come si individuava il punto sul quale o nel quale far convergere poi l'immane massa d'acqua? Lì erano arrivati a constatare che tutto l'altipiano era un altipiano sedimentario con giacimento aurifero. Quello dell'As Medulas. Dell'As Medulas. E lì viene adoperata questa tecnica. Allora che cosa si fa? Primo si creano questi bacini enormi di accumulo, poi si scavano dei pozzi verticali. Che erano i canali. No, sono proprio i pozzi che vanno a finire alle canalizzazioni orizzontali. Perfetto. Che corrono lungo i fianchi della montagna, però all'interno, 4-5 metri, 10 metri più dentro. In modo che li attraversano la sezione. In modo che l'acqua riempie pure quei canali di raccordo. A questo punto, quando è tutto pronto, si aprono le paratoie del lago e l'acqua si precipita dentro questi pozzi prima e dentro i canali dopo, riempendo tutto quanto. Quando si sono riempiti, o quasi, la spinta esercitata dall'acqua sono migliaia di tonnellate. Tagliano la montagna e il peso della montagna collassa su se stesso. A questo punto, invece da scavare il minerale ce l'hanno già sbriciolato. È già uscito. E molte volte
il canale che alimenta il bacino alimenta la formazione di un bacino più indietro di quello utilizzato, in modo che si ripete lo stesso procedimento su un'altra parte della montagna. Ingegnere, quanto tempo ci voleva perché si rompesse l'argine di una montagna? Cioè, questa operazione, in quanto tempo veniva eseguita? Dall'apertura delle chiuse al crollo della montagna. Penso che sia questione di qualche minuto. Tant'è vero, Plinio lo dice. Plinio è la prima persona che parla di spostamento d'aria. Perché vedete, noi con le esplosioni siamo abituati a parlare, a sentir parlare di spostamento d'aria, perché sì, l'esplosione di massa d'aria. Poi che cos'è? Una massa d'aria che si muove con una grande velocità. Ma la massa d'aria che si muove con la velocità è anche quella provocata dall'onda d'urto del collasso di una montagna, Ruina Montis. Va giù, si sposta l'aria, chi sta nelle vicinanze sente, oltre al rombo gigantesco, anche questo spostamento. Plinio elenca due o tre modalità di coltivazione e di imbruinamento. Una era particolarmente rischiosa perché consisteva nello scavare delle cavità lasciando dei pilastri di tanto in tanto. Dopodiché venivano allontanati quasi tutti i lavoratori e si procedeva al riempimento, all'eliminazione dei pilastri. Quando arrivavano all'ultimo pilastro, sì, cercavano di salvare la pelle se ci riuscivano, tagliato pure l'ultimo pilastro veniva giù tutto. Con l'acqua questo problema non c'era più, infatti, perché il sistema era abbastanza sicuro, cioè tu finché non mandavi acqua nei condotti non succedeva niente. Plinio osserva e racconta, dice, una cosa terribile vedere la violenza di questa forza che si scatena. Pensate, in alcuni punti sono state fatte saltare 70.000 tonnellate di rocce. Cioè, quello che abbiamo una visto, massa immane. Una massa immane, quella che abbiamo visto prima, naturale, così o no, erano 30.000. Qui arriviamo a superare 70.000 tonnellate. Stiamo parlando di esplosioni di 2.000 anni fa, esplosioni idrauliche o implosioni. Ingegnere, essendo un'implosione, l'abbiamo chiarita prima, e non una esplosione, sì, quindi non c'era una particolare gittata. Cioè, no, praticamente si formava quello che tecnicamente si chiama conoide di deiezione. Okay. Cioè la montagna così si adatta e si forma un conoide di detriti. Perfetto. Ora ve lo farò vedere. Uno sfiancamento. Sì, praticamente una specie di cumulo di macerie. Allora, questo è il sistema ricostruito teoricamente. In sessione. Andiamo a vedere nella realtà. Guardate, ecco, l'altipiano di Las Medusas come è ridotto. Sono passati 2000 anni. Sono solo picchi. Sì, praticamente la vegetazione non è più ricresciuta. Questo è monumento mondiale, considerato dall'UNESCO una delle patrimonio dell'umanità. Ma qua si vede chiaramente che cosa sono riusciti a creare con le mine idrauliche, cioè hanno distrutto un altipiano. Quello prima era un altipiano uniforme, adesso sono rimaste solo picchi. Solo picchi, perché quello che vedete con la vegetazione in basso sono i conoidi di deiezione sui quali è ricresciuta la vegetazione, perché hanno una pendenza tale che consente alla vegetazione di poter attecchire. Ok, perfetto. Avanti. La natura ci mette sempre poi il suo, almeno sì, per aggraziare le disgrazie. Che cosa c'è qui? Qui c'è uno dei canali scavati nella montagna attraverso i quali veniva l'acqua. È passata l'acqua. E qua dice una frase bellissima. Sui fianchi a picco delle montagne, dove nemmeno gli uccelli riuscirebbero a stare, ci sono uomini che scavano i canali sui quali passeranno i fiumi. Bellissimo. E stanno ancora lì. Questi erano i canali che portavano l'acqua ai bacini di accumulo. Ovviamente erano canali interni quelli. No, questo è il fianco della montagna che è stato tagliato. Quindi il canale era interno. Sì, ma la sponda, la vede? Eccolo là, sta a sì, destra. Destra, sì. A sinistra c'è ancora la parete della montagna. Tagliavano nella parte pure di alta pendenza la montagna per far passare questi canali, lunghi a volte 130 km. E dove non potevano tagliare la montagna, costruivano con dei tavolati a sbalzo il letto di questi canali. Bellissimo. Avanti. Questa è un'altra veduta. In dettaglio di che cosa hanno combinato.
Vedete, queste sono parti delle zone che sono state tagliate e fatte collassare con Ruiamonte. Se vediamo delle altre immagini, faccio vedere qui i canaletti di taglio. Vedete, quella è la cavità da dove arriva l'acqua, la gettata dell'acqua. Sui lati si vedono delle striature orizzontali. Sono i vari canali che erano stati praticati, le varie gallerie, non canali, nella montagna, che si sarebbero riempiti d'acqua e che avrebbero fatto collassare la montagna. Ovviamente succedeva una cosa, quando l'acqua cominciava a penetrare nella montagna, non è che penetrava come un rubinetto da cui esce l'acqua, penetrava come un fiume in piena che travolge tutto. Quindi i detriti che strappava allargavano sempre di più la cavità all'interno della quale scorreva l'acqua, fino a creare delle cavità enormi. Se voi vedete, sono gigantesche. Questa foto, per esempio, messa così ti dà l'idea che sono 2 o 3 metri. In realtà sono una quindicina di metri alta, quella specie di grotta. Di grotta. Si vedono delle persone, se ci fate caso, no? Sì, il rapporto è visibile. Ma in altre immagini che ci stanno, vi farò vedere, ci stanno delle cavità. Ecco, qua si distinguono benissimo i canali. Le gallerie di taglio, vedete? Sono varie gallerie, arrivata l'acqua, tagliava. E Plinio Tomo se ne esce che tutto sommato questo era una specie di attentato alla natura, perché lui era un naturalista contemplativo e chiaramente questa tecnica mineraria non è che la gradiva tanto, perché lui fa quella frase latina bellissima che saprà senz'altro: questa è la conseguenza dell'amore per l'oro, no? Praticamente questo desiderio dell'oro che porta a fare addirittura violenza alla natura. Ingegnere, fino a che periodo è stata praticata questa tecnica mineraria? Questa tecnica era sotto la giurisdizione della 7ª legge, la legge Gemini, che è rimasta in Spagna 400 anni. Dopo la caduta dell'impero dall'epoca di Augusto, fino a quando poi si finì. Per 400 anni è stata di stanza lì. Tanto è vero, c'è una parte della Spagna, no? Fino al V secolo. Una si chiamava Castiglia, che era la terra dei castelli durante la Riconquista. Un'altra si chiamava León. Legion. Che poi da Legio Legionis. Da Legio Legionis diventa León. Era la sede della 7ª legge. La sovrintendenza di questo tipo di attività era una sovrintendenza militare? Ovviamente, se anche fosse stato esplosivo a base di nitroglicerina, sempre una sovrintendenza militare sarebbe stata. Quindi non di competenza civile? No, c'erano 2 cose che la rendeva militare: l'oro e maneggiare delle situazioni di una violenza estrema. Quindi la giurisdizione era squisitamente militare. Perché il fattore oro ci lega alla giurisdizione militare? Perché bisogna difenderlo. Okay. Cioè tu una volta che te ne sei impadronito... Hai un potere d'acquisto, hai un potere. Hai un potere, e quel potere, essendo l'oro, anche in piccolo... Insomma, se io tenessi una massa d'oro così in mano, sì, a parte il peso dell'oro, che sono la bellezza di 19 kg al litro, ma io darei un bel pesetto. Io darei un valore monetario piuttosto alto. Non indifferente, alto. Sì. Ora, questo valore monetario, se tu lo vuoi trasportare dalla Spagna fino a Roma... Hai bisogno, sì, di una forza armata. Ma perlomeno della scorta, non è che te la metti in tasca, dice, vado a Roma, gli do del un quintale d'oro, bello, così. Va bene. E quindi tenevano questo, dovunque c'è oro, c'è sempre un apparato... Io ho pubblicato dei libri al poligrafico con la zecca, ma tu per entrare là dentro era come se entravi in una base missilistica, non è che entravi... Scusi, io devo entrare perché sto facendo un libro. Nil novi sub sole. Sì. Ok, una frase accompagna. Ci accompagna. E questa è la situazione, vedete? Guardate come è ben evidente i tagli provocati da queste gallerie che venivano inondate. Quando il povero Plinio descrisse questa cosa, fino a pochi anni fa, fu preso per pazzo visionario.
Già la naturalis storia non è che sia molto accreditata. No, per niente. Era data sempre come un'opera tra la fantasia, insomma, quelle cose che piacciono a voi. Tant'è vero, si è sempre detto che piacciono a voi. No. Allora, a noi che siamo un po' più letterati e più romantici. No, non si tratta di letterati e romantici. La diciamo così. Diciamola così, la ma non è così. Infatti c'è stato sempre detto, ovvero viene ancora detto nella letteratura, che la naturalis historia, più che altro, più che essere un'opera scientifica, scritta, ovvero composta con una cognizione di causa e quindi con un rapporto di conseguenzialità di causa, effetti, azioni e reazioni, più che altro sono degli appunti di un buon o di un gentile osservatore che dal sistema militare, con lo strumento militare, perché era un uomo di armi, Plinio, cercava poi di spiegare o cercava di leggere fenomeni naturali. Sì, però c'è da dire una cosa. Infatti smontiamo. Plinio del fenomeno naturale se ne fregava poco. Se ne fregava poco e niente, perché Plinio partiva dal presupposto che dietro il fenomeno naturale c'era una causa che era quella importante da capire. Cioè, faccio un esempio classico: se Plinio avesse visto la stella cometa, a lui della cometa gliene fotteva poco, ma avrebbe fatto esattamente come i magi. Andiamo a vedere che cosa vuole dire questa stella. Ma infatti, ingegnere, quindi, quando lui vede quella nube sopra al Vesuvio, la sua curiosità, andiamo a vedere capire che cosa sta preannunciando. E lui lo dice chiaramente all'inizio della sua opera, che lui cerca nei fenomeni le cause remote, non la causa del fenomeno. Le cause remote. Le cause remote. Ovvero allora, quelle scatenanti. Più che quelle scatenanti, quelle nascoste, che sono l'indicazione, per esempio, un albero secco a un certo punto fiorisce. Voleva indicare... Così volevano gli dèi. Così volevano gli dèi, e quindi l'imperatore che in quei giorni viene eletto è un imperatore che è voluto dagli dèi, che ha dato un segno chiaro. Un po' come il giglio di San Giuseppe. Come tante cose, non entriamo in dettagli. Ci proviamo. Di queste cose ne abbiamo abbastanza. Allora, ci sta questa indicazione, che perdura ancora ai giorni nostri. Tant'è vero, nelle credenze popolari, quando succede qualche cosa, chissà questo che vuole preannunciare, che vuole dire. Ed era questa la mentalità di Plinio. Plinio, più che raccogliere il fenomeno scientifico, vuole arrivare ad appurare alle spalle dei fenomeni. Qual è la causa? La causa remota. Quindi descrive la cosa. E che succede? Che come al solito non viene creduto minimamente. Quando lui dice che facevano saltare le montagne, si sono sbellicati dalle risate. Dice che facevano saltare le montagne. Sarà anche per te, perché il capitolo prima aveva detto che due montagne si erano scontrate. Quindi il personaggio andava preso, non dico con le molle, ma cum grano salis, bella. Anzi grano, no, mezzo chilo di sale. Ma poteva essere anche un'errata traduzione. No, il latino... Era quello, vabbè. Quindi lui c'ha questa situazione. Ora, molte cose di Plinio riviste in epoca successiva si sono rivelate, come le costruzioni antisismiche, si sono rivelate assolutamente fondate. E questa del Ruina Montis, quando finalmente sono cominciate a comparire le foto di Las Medulas, si è capito che quello che Plinio aveva annunciato, tutto sommato, era la verità. Perché lì le montagne, un altipiano intero è stato smantellato con questa situazione. È stato deturpato. Vabbè, deturpato o non deturpato, questo è una constatazione a posteriori. Che noi cerchiamo... No, esula dalle nostre competenze. Ma no, perché quando la riferiamo a 2000 anni fa, stiamo applicando il senno di poi. È vero. Finché parliamo dei nostri, siamo autorizzati e legittimati a farlo, cioè fa una schifezza, effettivamente abbiamo fatto oggi, colpa nostra. Ma 2000 anni fa, la mentalità non era come la nostra. È chiaro, io ringrazio l'ingegnere, penso siamo giunti. Non so se c'era qualche abbiamo altre immagini. Ma una o due ce ne dovrebbe. Ah, ecco. Ecco, questa faceva vedere la grandezza di una di queste. Di un vano interno. Un vano, una galleria, di scolo. Guardate, ci stanno delle figure umane alla base. Che sono bassissime rispetto al punto più alto. Perché l'acqua erodeva, scendendo con la violenza, si portava via, oltre alla montagna, anche parti dei condotti.
E questo è il Ruina Montis. È l'ultima immagine della regia. Io ringrazio l'ingegnere, veramente la storia oltre la storia ci ha consentito di leggere sulla base delle anche sulla base di quelle che sono le fonti letterarie e sulla base della interpretazione a posteriori una tecnologia che in realtà spiega una pagina di storia, di civiltà, usi e costumi che, come ha detto giustamente l'ingegnere Flavio Russo, non contestualizzata alla luce di quelle che sono poi le tracce della storia o le evidenze archeologiche, può sembrare effettivamente una tecnologia più di fantasia, quindi più inventata o forse senza una logica applicazione. Io ringrazio l'ingegnere per essere stato con noi, ci ritroveremo mercoledì prossimo con un nuovo argomento. Ringrazio anche tutti i nostri amici telespettatori per essere rimasti in nostra compagnia, un saluto a Ciro Gaglione e a Francesco Di Somma dalla regia. Io ricordo che per qualunque domanda, per qualunque curiosità è possibile scriverci all'indirizzo mail redazione@tvcity.it. Vi invito a restare ancora con noi e col palinsesto di TV City ed è tutto, appuntamento alla prossima settimana per una nuova appassionante puntata della rubrica La Storia Oltre la Storia. Buonasera da Flavio Russo. Buonasera. E Salvatore Perini.